Gli obiettivi nostri sono quelli di fare un campionato di prima fascia, diciamo così. E per questo ci siamo affidati sicuramente a due di prima fascia nell'ambito dei loro rispettivi ruoli. Sia il direttore sportivo sia il mister sono dei vincenti, tra virgolette, dove hanno lavorato e dove hanno contribuito alle vittorie delle squadre, per cui ci auguriamo che quest'anno soffriremo molto molto di meno e ci godremo un bel campionato. Quest'anno stiamo facendo tutto con grande calma e riflessione, cosa che non abbiamo potuto fare l'anno scorso. Ricordo a tutti che abbiamo preso la squadra il 12-15 luglio, quando le altre squadre andavano in ritiro, con una spada di Damocle enorme, con impellenze di date e scadenze che si rischiava di non iscriversi al campionato. Quindi ci siamo tuffati come un treno in corsa, come ho fatto l'esempio in conferenza stampa, aggrappandoci, diciamo, dall'esterno. Abbiamo fatto un percorso di un campionato quasi tutto di fuori e poi siamo riusciti a salire, quindi grandi sforzi, diciamo, psicologici in questo periodo, però ora stiamo vivendo con grande calma e serenità, cosa che devo dire avrei gradito anche da parte un po' sia dei tifosi che della stampa. Li tranquillizzo che sono in mani di persone serie, nelle mani di persone serie, per cui di avere fiducia, di avere maggiormente fiducia sia nel gruppo societario ma e quest'anno anche nel gruppo, diciamo, nella parte tecnica. Per come sono fatto io, sono calabrese doc, nel senso che sono testa dura, per cui da questo punto di vista assolutamente lo smalto non c'è, anzi usciamo fuori vittoriosi, dico io, da questo campionato, perché usciamo fuori vincenti sotto l'aspetto della giustizia sportiva, e ci ha rafforzato anche come immagine verso tutto il mondo del calcio, per cui più di prima e meglio di prima. Due giorni fa abbiamo fatto un'assemblea dei soci e abbiamo voluto regalarci, perché siamo tutti tifosi, diciamo, la vecchia denominazione della gloriosa Catanzaro, che è Unione Sportiva Catanzaro 1929, US Catanzaro, per cui anche la campagna, diciamo, promozionale del pacchetto abbonamenti è legata a un filologico di riprendiamoci la storia, riprendiamoci benvenuta US 29, che ha tante cose, tanti ricordi in ciascuno di noi. Io porto tantissimi, abbiamo visto prima il video, di tantissimi ricordi, insomma, ricordo quel bellissimo gol di Mammì, così come la vittoria a Bari, per cui da questo punto di vista, insomma, e tutto questo vuole avere un senso per dire la società c'è, la società è presente, stiamo tranquilli, oggi più che mai, perché ci siamo affidati a due professionisti seri.